Buongiorno, sono in treno, quindi non so quanto funzionerà e quanto andrà a lungo questa zuppa. Vediamo intanto di fare il punto sui giornali di oggi. Beh, insomma, ci sono due temi fondamentali, uno ininfluente, la RAI, e l'altro pure, cioè un caso di criminalità legato a degli italiani che hanno ucciso un marocchino a cazzotti, che invece è un caso che sta diventando nazionale. Dunque, due casi nazionali che dobbiamo affrontare. Partiamo dall'uccisione del marocchino. La dinamica è stata svelata dai giornali. Succede che c'è una ronda ad Aprilia, in provincia di Latina, una ronda di cittadini comuni che hanno visto forse un po' troppo giustiziere della notte, vedono una macchina, tra virgolette, sospetta, la inseguono, la macchina fa un incidente, esce fuori dalla strada, uno dei due che guidano questa macchina scappa dalla macchina, l'altro ferito rimane in macchina, i due si avvicinano su tre persone a questa macchina e secondo, e qui le ricostruzioni sono un po' diverse, secondo alcune ricostruzioni lo prenderebbero a cazzotti e lo ucciderebbero, cosa voglio dire di una brutalità sconvolgente, mentre l'altro scappa. Nel frattempo, e qua le ricostruzioni pure diciamo che convergono, il terzo, che difatti non è indagato degli italiani, nella ronda, nella macchina che inseguiva la macchina sospetta, chiama il 112. Questi sono più o meno i fatti sintetizzati dai giornali di oggi, ma su questi fatti ovviamente si inserisce una grande polemica politica. Beh, insomma, Polito, ad esempio, su Corriere della Sera scrive: esiste un rischio razzismo in Italia. Io penso che, e Salvini dice, il rischio razzismo è un'invenzione della sinistra. Io penso che Polito in questo caso sbagli completamente e fa difetto alla sua intelligenza quello che lui oggi scrive, per il semplice motivo che qua si tratta di due delinquenti, se così la ricostruzione dovesse essere confermata, che uccidono a mani nude una persona. Tra l'altro, in quella macchina c'erano degli strumenti per lo scasso, quindi probabilmente avrebbero fatto, stavano per fare una rapina, ma questo conta poco. Quello che conta è che due esseri umani a mani nude uccidano un potenziale ladro. Questo non è accettabile in qualsiasi paese del mondo. La prego un attimo, è urgente? Ora che sto facendo la diretta, io non so perché mi devono rompere le balle. Nessuna parte del mondo si può, neanche nel cosiddetto Far West, si ammazza senza, voglio dire, a mani nude una persona che non ha commesso niente. Chiaro, qui il razzismo non c'entra nulla. Lo capisce anche un bambino così, alto così, di 3 anni. Lì ci poteva essere un bianco, un rumeno, un italiano, un marocchino, uno jugoslavo. Qui il razzismo non c'entra assolutamente nulla. C'entra la giustizia fai da te, che non è accettabile in ogni paese normale, cioè non si ammazzano le persone a mani nude e voglio dire, è talmente semplice questo aspetto che non ci vuole Polito per farci una grande analisi sociologica sopra e non ci vuole neanche, si parva dicet, Salvini per dire che il razzismo è un'invenzione della sinistra, nel senso che questa non è un'invenzione, è semplicemente un caso di cronaca nera, come se ne vedono tanti purtroppo in Italia, che non ha nulla a che vedere con il razzismo. Vado avanti perché dall'altra parte, ovviamente ci sono soltanto 20 righe, c'è una storia incredibile in un paesino leghista in cui si adotta un senegalese che era stato arrivato lì dalla Francia, che l'hanno trovato un anno fa piangente in una chiesa, che adesso fa volontariato e roba di questo tipo, e il sindaco leghista e la comunità di 2300 persone, nonostante gli fosse scaduto il permesso di soggiorno, ha fatto di tutto, raccolto di firme per tenerlo là. Allora, questo è l'Italia, va bene? Io penso che sia più simile a questa l'Italia. Poi c'è un'altra Italia, che è quella esasperata dai furti e dalle rapine, che reagisce in maniera sbagliata. La maniera in cui reagisce è sbagliata, ma non ha nulla a che vedere con il razzismo. Poteva esserci anche un italiano lì, avrebbero reagito in maniera identica. Se poi l'80% dei furti e delle rapine viene fatto da extracomunitari, questo è un dettaglio che Polito forse dimentica. Io direi che su questo c'è poco altro da dire. Molto altro da dire c'è sulla RAI, Lega. E qui c'è un dato politico verso la rottura su Foa, è il titolo del Corriere della Sera, e anche il giornale dice: centrodestra ore contate. Cioè, cerchiamo di distinguere le situazioni, c'è una questione di merito e una questione di metodo. Partiamo da quella del metodo, e lo scrive bene Sallusti oggi, che non può fare altrimenti perché dice che Foa è un grande giornalista indipendente con i quali ha lavorato per 20 anni, come il sottoscritto, e dice: avrebbero dovuto consultare anche l'opposizione per scegliere il presidente della RAI.
E vabbè, diciamo che sulla questione di metodo ovviamente c'è poco da dire e Forza Italia sta strillando soltanto sulla questione di metodo. Dall'altra parte però c'è una questione di merito sulla quale urlano come degli assatanati quelli del PD, il centrodestra può farlo meno, e i giornali intelligenti. E sapete qual è? Che Foa sarebbe un Novax, che Foa sarebbe un sovranista, che Foa è uno pseudorazzista, che Foa è un putiniano. Ecco, su questo io trovo che, se posso permettermi, il centrodestra sciocco? Voglio dire sciocco, voglio stare un po' calmo, perché oggi mi è arrivata una mail, un WhatsApp del senatore Mellegni, che avrà mandato a molte persone. Il senatore Mellegni mi manda un WhatsApp in cui fa vedere che cosa diceva Di Maio sulla riforma della RAI, sull'uscita della partitocrazia, sulla RAI libera, indipendente, addirittura avrebbero sorteggiato tutte le cazzate che si dicono in campagna elettorale e quante ne avrà dette anche il centrodestra. Ma la cosa fondamentale che non capisce il senatore Mellegni, che non capisce Forza Italia, che non capisce il centrodestra, e come dice giustamente bene oggi Toti in un'intervista alla Verità, mi sembra che il centro-sinistra, la Lega abbia un palazzo splendente, mentre in centrodestra di Forza Italia stiano cadendo gli intonaci. Bene, quello che non capiscono questi signori è che Fo ha lavorato per 20 anni al giornale, è fuori da ogni sinistra intellettuale, è fuori da ogni convenzione, è un uomo libero, e che se fossero stati intelligenti e liberi e indipendenti loro, questa cattiva coscienza di Salvini, che sceglie senza chiedergli permesso, loro se ne sarebbero fregati, avrebbero messo il cappello sopra, avrebbero detto finalmente un uomo libero, finalmente un uomo del giornale, finalmente un uomo che non ha paura dei sepolcri imbroncati, finalmente uno che dice che le sanzioni della Russia sono una cazzata. E sui vaccini ne parla bene Belpietro, perché dice che addirittura Foa, non me lo ricordavo, era lo spacciatore di vaccini svizzeri al giornale, quando al giornale ancora in Italia ancora non c'era l'esavalente, insomma una cosa di questo tipo, o divisi per singolo vaccino. Trovo ovviamente l'opposizione di Salvini è regalata, quelli del centrodestra con un'intelligenza che li porterà al 2%, 3%, cioè sto parlando di Forza Italia, alza una palla e Salvini la schiaccia. La palla è semplicissima, perché Salvini dice: se non votate Foa siete vittime del PD. Ha perfettamente ragione Salvini, anche se è chiaro che si tratta solo di propaganda, ma la propaganda è molto efficace, perché voglio vedere chi sostituiranno al posto di Foa, metteranno i loro minoli, le loro annunziate, le loro maggioni, cioè i vecchi candidati che hanno contraddistinto, insomma, la storia illuminante di Forza Italia all'interno della RAI, che hanno nominato qualche ballerina e poco di più, è riuscita nel passato. Io sono stato portato in RAI, ve lo ricordo, da Gubitosi, uomo di Monti, per dare un senso a quello che è avvenuto. E poi mi chiedo un'altra cosa. Come si fa, se tu sei un uomo del centrodestra e se tu sei stato vittima di tutti quei pregiudizi di cui spesso è la cultura di centrodestra, attaccare e non difendere Foa per i motivi per i quali lo stanno attaccando? Sono soltanto politiche berlusconiane su Putin, sulla libertà di scelta, sulla minoranza degli intellettuali. Tutte politiche berlusconiane, però siccome l'ha chiamato Salvini, 20 anni di cosa, vabbè. Insomma, avete capito come la penso, questo è un altro di quelle incapacità del centrodestra di essere connessi al paese. E andiamo avanti sull'altra questione, insomma due questioni, diciamo, che vedono il governo abbastanza, secondo me, interessante. L'altra, diciamo, su posizioni, diciamo, interessanti, e un'altra allucinante. Sulla TAV la posizione del governo è sempre più allucinante, perché continuano a dire che non c'è la penale. Oggi su Repubblica, il Corriere, Mariso e anche su Repubblica fanno capire: ma di che cazzo state parlando? Se non fate la Torino-Lione ci sono almeno 2-3 miliardi di penali per quel tunnel insieme che avreste dovuto fare, che fa parte di un trattato internazionale, e poi le penali nei confronti delle aziende che avete già codice civile, così come il ponte sullo stretto che avete già ingaggiato, e non le faranno. Le penali ci sono, lasciamo perdere le questioni politiche. Quindi fake news, se le deve rimangiare tutte quante il ministro, no, dello sviluppo, e Toninelli. Ultima questione invece ridicola sull'economia riguarda l'ILVA, perché ha ragione Manacorda oggi su Repubblica, dove dice, ma anche il giornale, dicono: avete convocato 62 persone per parlare di ArcelorMittal, ma perché ci prendete per i fondelli? Cioè, se volete chiudere l'ILVA fatelo, o solo Emiliano nella sua gigantesca demagogia della sinistra che riesce a dire così sentiamo finalmente il popolo. Insomma, diciamo che l'hanno comprata con 5 miliardi questa azienda, e sentire il popolo oggi forse è meglio sentire i lavoratori del popolo, meglio sentire un'Italia che perde la sua industria siderurgica per colpa di magistrati prima, che oggi sono scomparsi, e della politica inetta dopo. Straordinario
parlamentari. Oggi basta leggere Galli della Loggia e voi capite come la sinistra è completamente nel pallone. Galli della Loggia era quello che diceva che Forza Italia era un partito di plastica, nel 94 abbiamo avuto 20 anni di Forza Italia, oggi ancora dà le ricette su come deve risolvere la sinistra il suo problema. Sapete quali sono? Patrimoniali, come scrisse a suo tempo, spinte luddiste nei confronti del futuro e delle macchine e della modernità, e valori del piccolo mondo antico che si devono recuperare. Vorremmo segnalare Ernesto Galli della Loggia che sono esattamente i valori orrendi che oggi ci governano. Cioè, se qualcosa che non funziona sono esattamente queste spinte luddiste, queste spinte del piccolo mondo antico, folli, del governo che oggi ci abbiamo. Cofferati, almeno un po' più, diciamo, in linea con la sinistra, oggi in un'intervista al Fatto ci racconta che oggi ci vorrebbe una grande alleanza ONG. La sintesi di tutto ciò è che gli intellettuali non capiscono nulla, e su questo purtroppo me ne dico dolendomene molto, gli intellettuali di sinistra non capiscono nulla, intellettuali come Foa avevano capito per tempo alcune cose, ma difatti non verranno nominati dal centrodestra alla presidenza della RAI, ma gli intellettuali di sinistra continuano a sbagliare completamente. Galli della Loggia su questo devo dire che c'ha una sua grande diciamo primato nel non capire nulla. L'ultima cosa che vi segnalo, che è molto molto interessante, sul Sole 24 Ore del lunedì, che probabilmente, siccome è pensato un po' di più, fa ragionamenti, chissà chi lo fa questo Sole del lunedì, a me piace più del Sole dei giorni normali, beh, insomma, fa un approfondimento su questa cosa dei contratti a tempo determinato, che come sapete col decreto dignità verranno ridotti da 36 a 24 mesi, e oltre a 12 mesi ci vorrà la causale. Il vero problema, non ci stancheremo di dirlo, non è soltanto la riduzione dei tempi, ma è questa benedetta causale. Oggi lo capiamo perfettamente con l'approfondimento del Sole, perché nel decreto e già nella vecchia legge si prevedeva che i contratti collettivi nazionali, chimici, turismo, commercio, potessero derogare a questa legge e dare termini anche più alti dei contratti a tempo determinato, numeri percentuali rispetto al totale più alti di lavori a tempo determinato. Quindi ci sarebbe stata una deroga dei contratti collettivi alla legge nazionale, perché la legge nazionale prevede salvo intese fatte dai contratti collettivi nazionali, almeno questo è la legge del Sole 24 ore. Il punto fondamentale è che oggi siamo in una tale incertezza normativa per cui non si capisce se col decreto dignità le deroghe dei contratti nazionali valgono sia in termini di durata dei contratti sia in termini di necessità della causale dopo 12 mesi. Insomma, un tale casino che porterà soltanto contenzioso giudiziario. E su questo l'intervista che fece Renzi al Sole aveva perfettamente ragione. Il grande vantaggio del Jobs Act in termini di riduzione del 75% delle liti pendenti giuslavoristiche erano il grande vantaggio di norme chiare e precise, a differenza di quella cagata che ha fatto per esempio sul codice degli appalti, per cui si è bloccato tutto. Il Jobs Act è stato fatto bene, il codice degli appalti male, ma questo fa parte del commento che si deve fare a un governo, per cui voi che conoscete la zuppa di Porro, qualche volta positivo, qualche volta è negativo. Positivo sulla scelta di Foa, negativo sulla convocazione all'Ilva, positivo sulla immigrazione e sulla capacità di tenerle bada, e negativo nella incapacità col decreto di dignità di capire dove va il mondo. Quello che è certo è che la zuppa finisce qua, perché il treno è partito, e noi ci vediamo come sempre domani. Se vi piace condividete e lasciamo perdere il Jobs Act, dice qualcuno rendendosi conto casino all'italiana, non cambia nulla. Fabio, Pierpaolo, bene, Luigina, saluti anche a te, saluti a tutti quanti voi, perché tra poco la linea cade. Ciao.